scritto. Allora, siamo qui con Gianmarco Ciampa, che è la star di questa sera dell'Opening lungo il Tevere Roma. Che cosa ci proponi stasera? Questa sera sarà un programma molto variegato, perché inizieremo con Vivaldi, proseguiremo con Boccherini, accompagnato appunto dallo Sting Quartet, che è un quartetto d'archi che mi accompagnerà. Poi eseguirò due brani da solo, sempre di autori italiani, Morricone e Castelnuovo Tedesco, e finiremo un gran finale con un tango di Roland Dienz. Senti, sei considerato un talento, un fenomeno, tu ti senti così? Ma comunque il talento è, spero che di dimostrarlo insomma nei miei concerti, nei miei concorsi, in tutto quello che faccio, quindi ovviamente il talento è anche frutto di tanto impegno, studio, lavoro, quindi insomma piano piano uno cerca di arrivare dove può e dove ambisce, quindi è un piacere per me essere qui questa sera e aprire questa serata, anzi è un grande onore rappresentare il Conservatorio di Santa Cecilia quest'oggi. Poi in una delle manifestazioni più importanti dell'estate romana, tra tanti tuoi coetanei, ecco, che cosa rappresenta per te la musica? La musica ovviamente per me è sempre stata, come dire, inglobante al 100%, ormai è qualcosa che non fa solo parte del mio lavoro, ma è parte di tutta la vita, è qualcosa che, come dire, ti rapisce, perché ormai se fai il musicista non puoi, come dire, prescindere da questo nella tua vita quotidiana, quindi è una cosa che mi accompagna, che mi aiuta e comunque adesso è diventato il mio lavoro, quindi insomma meglio di così. Ma ti è mai capitato di suonare Bordo Tevere? No, guarda, questa è la prima volta, ma sono felice insomma che sia stato anche fatto questo, perché c'è bisogno di iniziative del genere che portino anche la musica classica dove spesso magari non arriva, quindi questa è una grande iniziativa di Arte 2O che è riuscita insomma a avere questa intuizione molto molto buona e che alla fine credo sia importante, perché il pubblico della classica a volte va solo dove la musica classica di solito arriva, invece in questo modo si cerca di portarla anche in posti dove magari non è così facile vederla. Questa è un'organizzazione molto molto bella e soprattutto la cornice appunto del Tevere e del centro di Roma è stupenda già di per sé, quindi insomma una grande bella cosa. Perfetto, grazie e complimenti. Grazie.